intanto saluto Luigi Trotta, che è De Nostri, e mi fa piacere, almeno anche Modena è collegata. Ci segue anche lui, e così abbiamo fatto la terza, quarta prova in diretta. Enrico Tomasi ci aiuta come amministratore, introduco soltanto l'intervento di Andrea Ciciliani, soltanto per dirvi che sono felicissimo intanto che questa prima esperienza che facciamo come centro studi e come webinar con i nostri uomini del centro studi, sono veramente felicissimo, come lo è tutto il centro giovanile e gli uomini del centro. Andrea, come sapete, svolge un ruolo di coordinatore del corso di laurea al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita a Bologna, è un esperto di metodologia, di didattiche, di avviamento allo sport, è un uomo di esperienza veramente lunghissima. Qui ci sono gli uomini della pallamano collegati che sono felici, credo, di risentirlo e di rivederlo, visto che in tempi non lontani abbiamo lavorato molto anche su questo ambito. Io lascio la parola a lui. Conduci liberamente la tua relazione fin quando vuoi, alle persone dico disattivate il vostro microfono che così non abbiamo rumori di fondo, in chat potete porre delle domande o se volete in alcuni punti chiedere degli approfondimenti, vi dico soltanto che eventuali approfondimenti o situazioni li possiamo affrontare anche nei prossimi webinar, visto che l'argomento è anticipato sul primo quaderno di sport, così serve alle persone per conoscere l'argomento, anche quello di domani e dei prossimi giorni, per poi avanzare e approfondire. Andrea Ciciliani riaffronterà e approfondirà gli argomenti, avrà tre uscite collegate sul quaderno di sport sul medesimo argomento. Dalle vostre chat e dalle domande possiamo quindi anche rispondere successivamente o in seguito. Buon lavoro Andrea, avanti. Io non si sente l'audio. Non si sente l'audio, Andrea, non si sente. Sa che deve attivare il microfono. All'audio chiuso. C'ha il microfono chiuso, Andrea. Ora vai. Ok, vedete le slide? Le abbiamo viste per un attimo. Intanto ho condiviso. Eccolo, perfetto, ci siamo. Vai in presentazione. Ok. Bene. Perfetto. Bene. Allora, buon pomeriggio a tutti, visto che siete un bel gruppo, saluto anche i colleghi della Pallamano, perché insomma abbiamo condiviso un bel cammino in linea generale anche con Salvatore, perché c'è anche lui, e quindi è un piacere avervi qui. Oggi è un primo intervento molto trasversale, dico subito io parlerò fondamentalmente degli sport di squadra, però vorrei spaccare anche l'idea gli aspetti cognitivi, tattici e strategici siano solo degli sport di squadra, no, gli aspetti riguardano anche gli sport individuali, e non dico ovviamente solo quelli di confronto come il tennis, karate, boxe, quello è ovvio, anche gli sport, diciamo così, tipo la ginnastica artistica, la stessa atletica leggera, è facile percepire l'atletica leggera nelle gare di mezzo fondo e fondo, ma se ci pensate i livelli di strategia erano e tattica, sono stati tali e tanti che hanno modificato il regolamento degli sport individuali. Faccio un esempio molto banale. Gigi, correggimi se sbaglio, qualcuno dell'atletica leggera, a volte nella partenza dai blocchi si potevano fare due partenze, quindi raccolta la prima falsa partenza e poi sulla seconda chi la faceva veniva eliminato. E questa era diventata una tattica a norma di regolamento, perché chi sapeva di essere poco reattivo nell'uscita dai blocchi, faceva subito una falsa partenza che impauriva tutti gli altri, dopodiché nella seconda partenza nessuno rischiava di partire sullo sparo, ma aspettava proprio di percepirlo. Quindi l'ha modificata. Nelle gare di mezzo fondo e fondo il ritmo di gara, il tipo di impulso che si dà alla gara diventa molto molto importante. Nei concorsi e nei lanci non potrebbe e rischiare di fare lanci buoni subito nelle prime ripetute tra le sei previste, rischiando magari anche di non riuscire dopo
a far bene consumando tutto lì per mettere tensione e ansia agli altri concorrenti. Quindi voglio dire, gli aspetti di tattica in maniera più o meno importante sono presenti in molti sport, non solo in quelli di squadra. Soprattutto quelli cognitivi, che sono i primi che io chiamerò. Quindi il comportamento intelligente ha due risvolti. Uno che è autocentrato, autoriferito. Nata della ginnastica fisica, l'atletica leggera, tutti gli sport dove l'attenzione è fondamentalmente sul corpo, perché o è alta la prestazione ai limiti dell'umane possibilità o è alta la complessità esecutiva, quindi c'è un rapporto di attenzione e concentrazione sul proprio corpo. Gli sport di confronto e di squadra invece ovviamente l'attenzione più eterocentrata, cioè deve essere attenta a tanti segnali che provengono dall'esterno. Quindi anche se oggi parleremo degli sport di squadra, non togliamo questo grande apporto cognitivo dello sport in generale. Sono diverse funzioni cognitive che vengono attivate, ma vengono attivate anche negli sport individuali con motivi di confronto, ma non di opposizione, quindi dove l'atleta non ha interferenze da parte degli avversari. Io richiamo questa prima slide perché tutti dicono che lo sport e l'attività motoria siano importanti per lo sviluppo dell'intelligenza, sollecitano l'apprendimento, le funzioni di apprendimento, però poi se guardiamo la nostra nazione tutti ne parlano bene, ma la scuola primaria non c'è ancora l'esperto, e nelle scuole secondarie le ore sono quelle che sono e quindi non è poi tanto condiviso nella pratica, nell'applicazione, quanto tutti riconoscono nella teoria, cioè che l'attività motoria e in particolare quella sportiva apporta benefici indiscussi anche sulle funzioni cognitive. Con i comportamenti intelligenti in tutti i giochi, anche i più stupidi, tra virgolette stupidi non sono, richiedono azioni appropriate. Noi il comportamento intelligente lo utilizziamo in tutti gli ambiti di vita. Che si debba stappare una bottiglia e non abbiamo il tiramisù, che si debbano fare altre operazioni, noi accogliamo, analizziamo l'ambiente, ciò che abbiamo a disposizione e attuiamo delle azioni appropriate per risolvere quel problema lì. La questione dello sport è che le attività richiedono questa attenzione nella ricerca delle azioni appropriate si svolgono sotto pressione temporale. Non è che i problemi dello sport siano più complessi di un problema matematico, per dire. Solo che per risolvere un problema matematico ti danno almeno un'ora a scuola. E a volte i problemi dello sport si devono risolvere in frazioni di secondo, perché un secondo dopo quella situazione che c'era non c'è più. E quindi c'è una grande velocità, capacità di velocizzare la decisione sull'azione appropriata nello sport. Altro aspetto del comportamento intelligente è la relazione. Praticare attività sportiva vuol dire relazionarsi con gli altri e anche qui sfatiamo un'altra credenza dei più, e cioè che solo gli sport di squadra creano abilità o sollecitano le competenze relazionali, ma non è vero, perché negli sport individuali è vero che si gareggia ognuno per il proprio conto, ma si allena tutti insieme. Quando io vedo piangere le ginnaste dell'artistica alle Olimpiadi perché magari una loro compagna ha vinto la medaglia e quindi piangono di gioia, o perché la loro compagna ha perso la medaglia e piangono di tristezza, perché realmente condividono quell'avventura della loro compagna, perché con la compagna hanno condiviso anni, giorni, ore, migliaia di ore di allenamento. Quindi la relazione fa parte dello sport, la relazione è fondamentale, e sto parlando della relazione umana, perché l'altra la vediamo sotto, relazione umana che vuol dire stare nello sport, significa relazionarsi con degli compagni, quantomeno quelli che si allenano con noi. Poi come diceva Parleba, le relazioni si realizzano anche in cooperazione, è chiaro che io coopero con un gruppo di compagni, e opposizione, mi oppongo agli avversari. Anche qui la relazione diventa una relazione che dovrebbe caratterizzare il concetto di fair play. Dico queste cose inizialmente perché io lavoro molto di più, adesso mi scusano i colleghi che allenano, sugli aspetti educativi.
perché mentre lo sport è andato molto avanti, non si è reso conto che non si stava trascinando dietro una popolazione culturalmente preparata ad affrontare lo sport. I risultati sono che la pratica sportiva italiana soffre un po', c'è un alto abbandono ancora al di là delle statistiche Istat, ma poi di fatto c'è un grande abbandono nella pratica agonistica e quindi qualcosa non sta funzionando. Allora, la relazione verso la persona o la cooperazione nel senso di opposizione verso l'avversario devono ritrovare delle dinamiche molto più educative, di cui forse vi parlerà Francesca. Io adesso mi sto riferendo all'orientamento al compito rispetto all'orientamento al luogo, quindi un clima motivazionale rivolto alla competenza per i giovani che iniziano e un clima motivazionale rivolto invece alla performance. Questo è importante, ma quando l'atleta ha già iniziato la sua carriera, diciamo, agonistica e quindi ha deciso di passare dall'altra sponda. E sulla cooperazione operazione, anche qui dicevo, chiamavo il concetto di fair play, perché il primo compagno di gioco, in effetti, in tutti gli sport è l'avversario. Senza avversari non c'è gioco. Quindi se voglio giocare a scacchi e sono stanco di giocare col computer, bisogna che trovi una persona disponibile a schierarsi all'altra parte del tavolo. E quindi lui è il mio primo vero compagno di gioco, e quello deve nascere il rispetto e quindi la relazione rispettosa verso il compagno di gioco. E da qui nascono altri due elementi educativi, cioè il massimo impegno, io devo onorare la gara con il massimo impegno. Qualcuno ha deformato la frase di De Coubertin, è stata banalizzata, e Coubertin non ha mai detto importante partecipare, lui diceva è importante dare il massimo impegno di sé in una gara, accettandone quel risultato. Non avrei più dato il massimo impegno di me, non posso recriminare su nulla e nessuno. Andrea, scusami, hai come l'altro giorno qualche uccellino in camera o qualche situazione, no, o qualcuno ha i microfoni aperti che ha del... No, perché mi sento un singolare. Bene, perfetto. Io sono in casa, non sento niente. Se qualcuno ha il microfono e si sente un fuoco, vai. E quindi direi che una volta dato il massimo impegno, io non posso recriminare nulla. Se l'avversario mi ha battuto, devo riconoscere l'onore a quell'avversario. Lui stesso deve riconoscerlo a me, che l'ho impegnato in una gara vincente. Se non mi impegno al massimo, con chi devo prendermela? Quindi questi aspetti educativi cominciamo a diffonderli in una cultura, è qui che manca la cultura, una cultura estremamente competitiva. Non perché la competizione non sia importante nello sport, anzi, io vengo... è stato educato dallo sport competitivo e dai giochi in cortile che erano tutti competitivi. Però era una sana competizione. Oggi l'idea sbagliata della competizione è che chi scende in campo scende con l'idea che vincerà assolutamente, deve vincere per forza, non sta né in cielo né in terra, non è sportivo questa considerazione. Attorno a questa idea di comportamento intelligente pensiamo anche agli aspetti educativi, come portare avanti e i giovani atleti in modo che si appassionino gradualmente alla pratica agonistica, quindi passare dall'orientamento al compito all'orientamento all'ego in maniera paziente, graduale, aspettando che siano pronti, perché il burnout, essere bruciati a 14 anni, riguarda soggetti che sono stanchi psicologicamente di affrontare lo sport, non fisicamente a 14 anni. Anche se avessimo lavorato male con loro a livello fisico, sono in grado in questa età di assorbire tutti i danni, verranno fuori magari dopo 10 anni, ma non in quel momento. Per dire che il comportamento intelligente è, diciamo così, tattico strategico attuato dai bambini sempre, vi faccio un esempio, l'ho appena animato, non so se vi ricordate quel gioco di Acchiappino, dove una seduta a bordo campo, sono i 5 in giallo, e una squadra sta dentro il campo per giocare. Poi al via parte il cronometro e il primo, scusate c'è qualcuno che ha un collegamento aperto ma che non riesco a disattivare e quindi c'è qualcuno che ha i microfoni aperti e parla sopra, vi raccomando disattivare, io ho provato a disattivare quelli al quale riesco ad accedere. Avanti. Allora parte il primo, parte il cronometro, al via il primo deve entrare in campo, il primo giallo deve toccare uno dei blu, appena l'ha toccato il blu esce, lui torna verso la sua squadra, dal cambio al secondo che entra e così via, fino a che è l'ultimo, entra in campo con l'ultimo dei blu e cerca di toccarlo, appena lo fa
immediatamente si tiene un cronometro. Questo giochino di per sé molto banale racchiude invece una serie di aspetti cognitivi estremamente interessanti, nel senso che il primo che entra, a parte che le prime volte che si fa nelle scuole, i più devoluti si mettono in fondo alla fila, no? Si siedono in fondo e i più bravi si mettono all'inizio, perché i più devoluti dicono, boh, chissà cosa succede, vediamo un po' cosa succede. Sicché Mario, che è l'ultimo della fila, quando entra in campo, chi troverà in campo? Uno dei più svegli della squadra avversaria. A volte proprio non ce la fa prendere neanche col 113. Allora ai ragazzi quando dicono, ma però abbiamo perso perché Mario è capitato con Giovanni e non ce l'ha fatta. E allora cominciamo a entrare nell'ambito della strategia. Bene, Bibbia, allora cosa possiamo fare in modo per far sì che Mario non capiti con Giovanni? Nelle manche successive Mario sarà messo al primo posto, sarà uno dei primi ad entrare. Uno perché ha più possibilità di scelta, due perché sono più soggetti da prendere, lo spazio quindi è anche minore per chi scappa. Quindi viene messo una situazione di vantaggio, quindi adesso Mario strategicamente, non è ancora tattica, strategicamente l'azione migliore è quella di mettere i meno veloci all'inizio, quelli di essere meno scaltri in queste situazioni all'inizio, i più forti alla fine, perché alla fine i più forti troveranno gente molto molto abile a sfuggire. Questa è già strategia, come predispongo la gara. Poi la tattica è quando entro, non è finita qui. Mario adesso che deve entrare dal punto di vista del comportamento intelligente, non deve fare come molti bimbi che entrano e cercano di toccare tutti, vanno verso uno, poi vanno verso l'altro e alla fine non toccano nessuno. Mentre sta per entrare pensa, ma in quel gruppo di 5 azzurri dietro, chi è che è più o meno al mio livello, addirittura inferiore, perché allora punto solo quello. E come fa il giaguaro, quando il ghepardo, quando ha puntato l'antilope, punta e corre solo verso quella, non distoglie più la tensione. Quindi tutte le energie le spreco per toccare quello, perché prima o poi si stanca e riesco a imbucarlo in un angolo del campo. Questa è tattica. Quindi anche in giochi come questi, pian piano, i bambini devono cominciare a mettere in atto i comportamenti strategici e tattici. Di questi giochi ce ne sono un'infinità, quindi non è che dobbiamo aspettare il momento dello sport. Anche con bambini piccoli, giovani, si possono attuare serie di giochi dove il comportamento intelligente è fondamentale per poter risolvere nel più breve tempo possibile il problema imposto dal gioco. E questo è un esempio. Quindi il comportamento intelligente richiede un'analisi della situazione e negli sport di squadra in genere si passa sempre da un'attenzione diffusa verso un'attenzione selettiva. Cioè si parte guardando bene con la visione periferica e cercando di capire cosa sta succedendo. Io accendamento a pallamano vedo che c'è lentezza nello scorrere della difesa, in un certo punto della difesa, posso far finta di andare dalla parte opposta, e la mia attenzione diffusa essa e comincia quella selettiva. Vedo un gruppo di difensori che è lento a rientrare, quindi vado dalla parte dove loro stanno scivolando per convincerli che il gioco si sta spostando là. Poi all'improvviso cambio gioco, passo la palla dall'altra parte, con un cambio di direzione vado dall'altra parte. Quindi attenzione diffusa vuol dire che io da una situazione più generale poi detraggo gli stimoli che pian piano mi condurranno al tipo di azione che in quel momento è ottimale per giocare, per portare a conclusione il gioco. Può essere un tiro, un passaggio, un qualsiasi azione, una finta di tiro e poi un passaggio, viceversa. L'idea è che io mi faccio pian piano, mentre il gioco evolve, mentre si dà velocità al gioco, un'idea di quello che è bene fare. Poi, mentre io passo dall'attenzione diffusa verso quella selettiva, metto l'ipotesi d'azione. E mentre capisco che c'è un ritardo nella difesa, io seguo il ritardo, vado contro il ritardo, in maniera da costringerli a tornare sul loro passo, oppure li convinco che va bene la direzione in cui vanno. Quindi eseguo un cambio di direzione, o penetro ancora di più nella difesa, oppure passo la palla a un compagno. Quindi ho in mente due o tre soluzioni. Mentre sto passando dall'attenzione diffusa a quella selettiva. E poi la scelta. Quindi adesso seguo il movimento della difesa, li convinco che stanno andando dalla parte giusta, ho già creato un buco dall'altra parte, io all'improvviso passerò la palla di là dove c'è il buco, quindi li convinco a spostarsi tutti verso di me, però poi alla fine la palla io la darò di là. Quindi scelgo tra i tanti che ho pensato il comportamento che secondo me può risolvere la situazione. Quindi metto in atto il comportamento e eventuali possibili adattamenti, perché magari mentre io mi sto muovendo il mio compagno ha già cominciato ad andare dentro
fare, invece di passare una palla diretta sarò costretto a passare con un passaggio rimbalzato a terra, quindi non è che l'idea una volta che l'ho in mente è già attuata in sé per sé, richiede ancora, può richiedere degli adattamenti, se non addirittura la sospensione dell'azione, se mi accorgo che la difesa è riuscita comunque a recuperare, quindi è inutile fare quel passaggio, devo ricominciare perché il vantaggio che c'era all'inizio, ecco perché dicevo pressione temporale, insegnare ai bambini come primo step, lo vedremo dopo, non tanto a fare le cose subito fatte bene, ma avere il coraggio di farle scelte. È mentalmente importantissimo, è una questione neurologica. Io devo essere, non devo avere paura di fare scelte in tempi brevissimi. Quindi non posso aspettare un secondo o due secondi, perché dopo questo tempo può darsi che il vantaggio che sembrava esserci non ci sia più. Poi valutazione, alla fine ovviamente l'esito raggiunto è quello che avevi in mente, se sì, io mi creo quella che noi chiamiamo esperienza, comincio a mettere da parte le cose che funzionano rispetto a quelle che non funzionano e qui ci metto anche l'errore. L'errore è una cosa meravigliosa. Più un bambino sbaglia mentre sta prendendo, sbaglia convinto, meno sbaglierà dopo. Se noi cerchiamo sempre di far fare ai bambini scelte certe, sicure, lo teniamo sempre in un stato di indecisione. Allora non riuscirà a memorizzare bene le esperienze così come avvengono nella realtà. Quindi la prova ed errore è fondamentale nelle prime fasi. Quello che secondo me è importante è abituare i bambini a fare scelte velocemente, anche se sbaglia, questo è il primo step. Poi correggeremo pian piano gli errori, ma se il bambino resta timoroso, un ragazzo timoroso nel fare le scelte, ovviamente assumendosene anche la responsabilità, rimarrà sempre un po' bloccato, sono quei due secondi che se mi tengo bloccato non riesco a concludere la situazione perché già si è già modificato. Quindi questi processi mentali, più o meno consapevolmente, li fa ogni bambino, sarà bene attraverso esercitazioni e attività adeguate fa sì che ne diventi sempre più consapevole, considerando che lui può indurre anche negli avversari comportamenti sbagliati col suo agire. Si chiamano poi le finte, si chiamano poi azioni di inganno che tendono a portare fuori tempo o fuori spazio gli avversari con un movimento che non sarà quello finale. E questo è molto importante, più un ragazzino è consapevole che è lui che può determinare anche gli errori nell'avversario, questo aspetto della tattica e strategia può rimanere sempre un pochettino così poco, potenzialmente poco evoluto, poco sviluppato. Allora, vi ho detto prima pressione temporale, nello sport le cose avvengono in fretta, quindi non è che si possa pensare di avere molto tempo, ecco perché vi dicevo imparare i bambini a scegliere in fretta, senza aver paura, e togliamoci dall'idea di penalizzare se sbagliano. Si ragiona ovviamente, ma come hai scelto quella soluzione lì? Benissimo, hai fatto bene, ti è venuta quella, ma c'erano altre soluzioni, pensaci adesso a freddo, c'erano altre soluzioni che potevi prendere? E magari mi dice, beh sì, potevo passare anche al pivot, ma ero già talmente concentrato, bene, va bene, l'importante è che tu abbia visto che potevi passare anche al pivot. Quindi io perfeziono sostenendo la scelta del ragazzino per far sì che non si timorisca nel prendere decisioni. E poi ragiono con lui senza dargli la soluzione, non gli dico che poteva passare al pivot o addirittura all'ala opposta, ma posso dire c'erano altre soluzioni, hai visto altre possibilità, e man mano lì tra le due che ho indicato io ho visto solo il pivot, non ho visto l'ala, e tanto va bene, ok, allora la prossima volta tieni conto che ci sono altre soluzioni mentre ti muovi, l'adattamento dell'azione finché non parte il gesto finale è sempre possibile, quindi siccome il gioco avviene sotto pressione temporale e più siamo bravi ad attaccare e più gli avversari ci metteranno sotto pressione, cercheranno di toglierci tempo per eseguire, è bene imparare a insegnare ai bambini questo, quindi a ragionare in fretta, che non c'è nulla di sbagliato se ci fanno azioni e attività dove i bambini commettono anche errori. Primo step è ragionare in fretta, è come quando insegniamo la pallavolo a scuola, quando insegniamo la schiacciata. Molti bambini per paura o ragazzi per paura di non prendere la palla in volo, di non essere sincronizzati sulla palla, non saltavano. Non mi interessa se non prende la palla, io voglio che tu salti. Quando l'alzatore ti alza la palla, tu salti prima cosa, poi arriverai fuori tempo, arrivi prima e mettiamo a posto pian piano, ma la prima cosa che devi fare è saltare, poi prenderemo il timing, il tempo e tutto. Qui la stessa cosa, devi scegliere in fretta.
poi pian piano ti farai esperienza e ti aiuteremo a capire, essere in grado insomma di commettere meno errori. Quindi poi creare esperienza di gare di gioco, tattica e strategia. Qui i giochi possono essere tanti. Io in uno dei prossimi interventi vi presenterò la mia personale strategia che va dal gioco semplice non orientato al gioco semplice e complesso orientato, ma poi ne parleremo. È da tre step, dal gioco semplice non orientato, gioco complesso non orientato e finalmente gioco semplice o complesso orientato. Queste sono esperienze di gara, non è che devo aspettare che il bambino sia abbia già tutti i fondamentali della pallacanestro per mettere una situazione di gara, eh? Userò i fondamentali che sa, ma tutte le volte devo alternare fasi di apprendimento tecnico a fasi di applicazione tecnico-strategica. Non è un errore il secondo due, eh? È 1-2-2, perché mentre creo esperienza di gara di gioco, devo anche attraverso attività finché possibile ludiche e poi sempre un po' più addestrative, migliorare il patrimonio tecnico. Anche qui voglio spazzare un'altra cosa, perché poi se qualcuno è in grado di farlo me lo fa vedere e impara una cosa nuova. La forma ludica la possiamo usare fino a che la tecnica non è complessa. Quando la tecnica è complessa bisogna cominciare a lavorare in forma analitica, in forma riproduttiva. E non mi vengono a raccontare che il tuo sistema produttivo si può imparare una tecnica raffinatissima. Puoi abbozzare una tecnica, ma poi quando una tecnica deve essere perfetta, quindi ginnastica artistica, un tiro eseguito in elevazione deve essere eseguito bene con un mucchio di variabili, devi cominciare ad addestrare questa tecnica qua, altrimenti potresti avere le più belle idee tattiche che non riesci a portare a termine perché non hai gli elementi tecnici. Io anche qui faccio fatica a essere talebano, ti dico che entrambi i sistemi servono, finché è possibile io uso forme ludiche con i bambini. Quando devo cominciare a perfezionare o migliorare tecniche, devo ricorrere anche a forme più riproduttive, quindi a stili un po' più direttivi. L'importante è motivare i bambini, posso farlo in mille modi. Io mi sono inventato anche sistemi per addestrare in forma ludica, quindi far ripetere i bambini i gesti in maniera precisa all'interno di un gioco, ma ci torneremo in un altro momento. Si può fare, ma io le due cose, due punti, due devono camminare insieme, da una parte patrimonio motorio, controllo del movimento, dall'altra parte applicazione di questo controllo motorio, quindi la tecnica applicata, se no diventa sempre poco consapevole. Se mi permettete un esempio, faccio un esempio dell'inglese. Io appartengo a una generazione che ha studiato inglese 8 anni a scuola, ma noi non lo parliamo. Oggi le generazioni attuali sono molto più brave, perché hanno più occasioni di parlarlo. A noi insegnavano regole su regole, termini su, ma non lo parlavamo mai, non c'era mai il momento di gara, e quindi si entravano da un orecchio e si uscivano dall'altro, perché non capivamo il senso di quegli insegnamenti. È inutile insegnare tutta la tattica, mentre insegno la tattica, devo dare al bambino il gusto e il piacere di applicarla in situazioni di gara, perché allora lui capisce il perché di quegli apprendimenti, e quindi lo motivo indirettamente anche agli apprendimenti successivi. Noi non parlavamo inglese perché eravamo solo nella fase di migliorare il patrimonio tecnico dell'inglese, ma non lo parlavamo, non avevamo mai il gusto di giocarci con l'inglese. E quindi oggi invece i ragazzi di oggi che hanno molte più possibilità, sono molto più capaci di noi di leggere, parlare l'inglese, eccetera, eccetera. Quindi attenzione a questo punto 2, sono due percorsi che devono essere paralleli, perché uno può essere bravo tatticamente, tecnicamente, uno bravissimo, ma poi non è abituato a ragionare in gara ed è lo schiacciatore, ma si vede anche, questo si vede anche ai campionati mondiali di volley, e io li guardo tutti perché mi piace da morire. Lo schiacciatore su cui il muro ha cominciato a prendere la misura e lui continua a tirare forte e si prende spataccate nei denti perché la palla torna nel suo campo e fa punto per gli avversari. Rispetto allo schiacciatore che quando vede che il muro ha preso la misura smette di tirare forte e comincia a tirare delle palle sporche, in maniera che il muro si prepara al tiro forte, invece gli era delle palle tagliate, rotolate, e quindi l'idea è creare dei soggetti che sono capaci di applicare la tecnica in fase di gioco, da quelle più banali, più elementari, fino ad arrivare al gioco completo quando avrà tutta la tecnica appresa. Quindi apprendere e applicare sono il circuito virtuoso della tecnica tattica. Insegno la tecnica e immediatamente la faccio applicare, insegno il palleggio a pallacanestro, benissimo,
Poi faremo una serie di giochi anche a rincorrersi dove dobbiamo usare il palleggio. Faremo delle gare di trasporto su dei percorsi dove dobbiamo palleggiare la palla in situazioni di difficoltà. E quindi ho visto capire che quel palleggio ha mille applicazioni. Se gioco a rincorrere l'uno diventa complicato saper correre e spostarsi palleggiando la palla, come può avvenire in gara. E io creo anche con situazioni molto banali questo circuito virtuoso tra tecnica e tattica. Quindi esiste una funzione motoria più cognitiva, più legata alla motoria, controllo del movimento, quindi la tecnica. È una funzione cognitiva più guarda, quel fondamentale, in quanti modi può essere applicato? Insegni un bambino a palleggiare sempre solo dritto, o solo sugli slalom, senza nessun avversario vicino, non capirà mai realmente cosa vuol dire difendere la palla, quante elementi tecnici devo apprendere per proteggere la palla, passaggi in mezzo alle gambe del palleggio, rotazioni su me stesso, quindi apprende esercitandone nel momento applicativo. Da una parte le apprende, ma poi nel momento applicativo e comincia ad avere consapevolezza del loro uso. E questo è molto importante per la pratica, perché altrimenti, ripeto, posso avere mille idee in mente, ma non riesco a portarle a termine perché l'elemento tecnico non è ben posseduto. In tutto questo che volevo dire si sviluppa anche quell'antica capacità motoria di cui non si parla più, che era l'anticipazione motoria, che non era altro che la capacità di ragionare in fretta e bene, desumendo i dati dall'ambiente e capendo cosa deve fare, intuendo anche come può svilupparsi una situazione di gioco o facendo sì che quella situazione si sviluppi col mio movimento, come vi dicevo prima. Indurre l'avversario a credere una cosa che non mi interessa, ma che faccio credere sia importante per me, entrare in un punto della difesa, quindi faccio tutto per far capire che voglio entrare in quella parte lì della difesa, e so benissimo che qua se gli avversari si muoveranno come immagino io, anticipazione motoria, e se il mio compagno quando vedrà questa anticipazione taglierà dentro l'area, io darò la palla a lui perché alla fine l'interesse non era nella mia diretta azione, area di azione, ma era nell'azione che tenderò a nello spazio che tenderò a liberare con il mio movimento. Anticipazione motoria, quindi capacità di anticipare, di creare situazioni che anticipano eventi. Anche questa la usiamo sistematicamente, si tratta di renderne pian piano consapevoli i bambini. E ci sono tre fondamentali percorsi che appartengono a quello che vi ho appena detto. Il primo è dal semplice complesso, FC, che è controllo del movimento. Se insegnare è fondamentale, pian piano, gradualmente, aumentandone sempre la complessità. Quindi è semplice palleggiare una sola palla a pallacanestro, è già più complesso palleggiare due palloni contemporaneamente a pallacanestro perché aumenta il controllo coordinativo, è estremamente complesso palleggiare due palloni con le mani e condurne un terzo con i piedi, o passare un terzo pallone a un compagno di coppia che a sua volta palleggia con due palloni. Io qui sto lavorando sul percorso che va dal semplice al complesso, sul controllo motorio, aumento gli elementi del controllo motorio. Un altro percorso è quello dal facile al difficile, adattamento, cioè una volta che ho insegnato al bambino a palleggiare con la palla forte, in maniera che lui sappia controllare la palla, la pallacanestro con la palla forte, senza guardare, posso cominciare a passare al percorso di adattamento, che adesso facciamo dei percorsi dove devi palleggiare una palla su una panca o salire tu sulla panca e palleggiare la palla a terra, o palleggiare la palla facendola rimbalzare dentro dei cerchi, o palleggiare la palla su una panca in salita, quindi devo aumentare addirittura la spinta, oppure palleggiare la palla in un, come dicevamo prima, in un gioco a rincorrersi. Questo è adattamento, non sta aumentando il livello di controllo, perché è sempre il palleggio con la mano forte, quello che abbiamo insegnato al bambino. Adesso il bambino deve adattare quel controllo a situazioni variate. E questo è già un primo livello di strategia tattica, perché lui deve modificare nel controllo motore alcune cose per poter controllare la palla in tutte queste situazioni, che sono ancora ovviamente lontane dalla situazione vera e propria di gioco, ma che cominciano a richiamare aspetti cognitivi e consapevolezze rispetto all'applicazione. Poi, dal noto all'ignoto, NI, creatività, invenzione, beh, questo è tutto il lavoro situazionale. Oggi finiremo la presentazione che presenterò i punti di partenza del lavoro situazionale. Nel momento in cui noi facciamo le attività in forma di gara e lasciamo liberi i bambini di agire,
I bambini cominciano a lavorare con la creatività, ma è una sala questa. Io quando allenavo la due di pallamano, avevo la Daniela, la mia centrale, che era la più brava di tutte, che era estremamente creativa. A volte mi ha fatto perdere delle partite, appunto appunto, per la sua creatività. Non l'ho mai castigata, ho sempre detto, ci stava, avrei fatto così anch'io, perché per una partita che mi ha fatto perdere, con la sua creatività, me ne ha fatto vincere tante altre, però con quella creatività. Quindi anche qui, attenti a limitare le azioni dei bambini a quello che ci aspettiamo noi. Accettiamo anche a volte che le cose non vadano bene, ma non ammazziamo la loro idea, la loro voglia di creare il gioco, perché quando saranno adulti, quindi bravi tecnicamente, bravi, la creatività fa la differenza in campo, eh? Un atleta che sa creare situazioni nuove, sa anche assumerne la responsabilità rispetto a atleti che stanno sempre nei canoni più o meno previsti. Allora tutta l'anticipazione motoria qui un po' si abilisce, si svilisce, non funziona più come prima. Quindi possiamo creare per queste situazioni però percorsi orientati. Per esempio giochiamo 2 contro 2 a pallacanestro, a pallamano, con blocco e uscita dai blocchi. Quindi io ti do 2 elementi a cui devi fare riferimento. Si gioca con blocchi e uscita dai blocchi. Voi fate quello che volete, vi inventate quello che volete. Io posso anche delimitare il campo d'azione e la creatività dell'invenzione. Non è detto che lascio sempre i bambini, fate quello che volete. Quando abbiamo lavorato, abbiamo appreso i blocchi e l'uscita dai blocchi e come si passa la palla sotto blocco, tutti gli elementi. Adesso li applichiamo, giochiamo 2 contro 2 o 3 contro 2 o quello che è, e però applichiamo il blocco e l'uscita dal blocco. Poi ognuno nel suo sport capirà cosa voglio intendere con questo. Quindi il percorso dal noto all'ignoto avviene anche orientandolo, delimitando dei confini un po' più stretti, entro i quali poi il bambino, il ragazzo, è libero di inventare. Non è che mi aspetto un'azione che invento io. Lui deve dare atto all'azione inventiva. Poi ragioneremo dopo sulle scelte che ha fatto. Senza mai boicottarle, senza mai castigarle, ma ragionando. Potevi fare altro, bisogna lasciare delle domande aperte ai ragazzi e non chiuderle. Dovevi far così, hai fatto male a prendere quella scelta. No, hai fatto la tua scelta, in quel momento hai valutato che era quella buona, benissimo. C'erano altre possibilità? Allora, tutte le volte che ti muovi, guarda se c'erano anche altre possibilità. Se ci sono scelte ulteriori rispetto a quella che tu avevi preso, quindi attenzione a questi aspetti nell'insegnamento della tattica. Io ho diviso un pochettino l'idea della strategia e della tattica, ma ve la potrete leggere già sull'articolo, questo l'ho preso proprio dall'articolo. Quindi la tattica individuale, singolo giocatore o di gruppo riguarda più giocatori, un reparto, già un blocco in uscita dal blocco tra 2 giocatori è già una tattica di gruppo, quindi il pivot che fa blocco su un terzino, il terzino che sfrutta il blocco e magari il pivot che rientra per prendere la palla che sparca l'ala perché il difensore d'ala sale e apre il gioco per l'ala. Questa è già una tattica, alcune combinazioni di una tattica di gruppo. E poi la tattica di gruppo che riguarda tutto quanto la squadra e che un pochettino si lega a questa già scuola nella strategia. Difendiamo 6-0, 3-2-1, 5-1, difendiamo a pallacanestro 2-3 a uomo o 1-3-1. Quindi potrebbe essere la intervengo un attimo io, Andrea, perché in questo momento entrare nell'ambito della strategia, quindi l'impostazione globale dell'attività. Fondamentalmente sì. No, dicevo Andrea che ogni tanto è andata via la voce, ma si è compreso quello che hai detto, niente di particolare, ho anche detto che se qualcuno vuole porre una domanda me lo scrive in chat, visto che siamo negli ultimi 20 minuti, e semmai io attivo il microfono a chi vuole approfondire qualcosa di questi aspetti. Però recuperiamo sì, adesso sì. Ora ti sentiamo. Mi dai 2 minuti, chiudo. Bene. Se mi dai 2 minuti chiudo, così dopo parliamo. Queste sono le 2 cose che spiego ai bambini piccoli quando mi chiedono la tattica, dico, vuol dire rubare tempo e spazio all'avversario e guadagnare tempo e spazio per i compagni. Queste sono le traiettorie, non è, sembra un mulino stilizzato coi piedi, sono le varie traiettorie di spostamento, anche su questo bisogna giocare. Io sempre sostenuto che un giocatore che non sa usare i piedi, non sa spostarsi velocemente nello spazio, è un mezzo giocatore.
perché poi il corpo lo portiamo coi piedi, quindi imparare i ragazzini a muoversi traiettorie rettilinee, semicircolari o miste, oblique, rettilinee, poi semicircolari, semicircolari, poi di nuovo rettilinee, è fondamentale, perché vuol dire saper gestire e padroneggiare lo spazio. Queste sono tante attività che potremmo fare, giochi a rincorsi, attività ritmica basata sui saltelli, andature con giochi di trasporto, tutto quello che volete. Altro, se inventiamo attività dove diamo la massima sicurezza possibile allo spostamento. E poi chiudo, queste sono le ultime due diapositive, e quando noi cominciamo a lavorare sui bambini dobbiamo cominciare a considerare quattro, ogni avversario delimita quattro spazi, lo spazio dietro, lo spazio di sinistra, lo spazio di destra e lo spazio avanti. Ma lo spazio dietro non lo affrontiamo oggi, è uno spazio tattico. Chi arriva dietro l'avversario, se riesce a prendere la palla, ha già risolto tutti i problemi. Lo spazio avanti è lo spazio tecnico, la distanza tra me e l'avversario. Più questa distanza è breve, più lui mi mette in difficoltà nell'uso dei fondamentali. Tant'è vero che a pallacanestro e pallamano sono molto forti a tirare, non gli si dà molto spazio. I difensori escono molto fino a marcarlo a uomo, per togliergli completamente lo spazio. E questa è una crescita che avviene nel tempo, i bambini, i ragazzi devono imparare a gestire lo spazio tecnico stretto, cioè eseguire i fondamentali tecnici anche quando l'avversario è molto vicino loro. Allora i primi due spazi da allenare sono gli spazi di sinistra e destra, quindi spostarsi a destra e sinistra. Questi spazi possono essere statici quando l'avversario, il difensore sta fermo, diventano dinamici quando l'avversario si muove e si possono ampliare o restringere. Quindi io qui devo lavorare molto, se io mentre vado sulla traiettoria di sinistra, la mia sinistra, l'avversario si chiude ma lentamente, io con un cambio di velocità potrei entrare lo stesso, non è che mi fermo. Quindi devo essere in grado, e qui lo faccio vedere meglio, di gestire, perché qui non partono le animazioni, ecco, ve lo faccio vedere qua, forse lo vedete meglio qua. Vedete, nella prima azione il giocatore si scosta dritto davanti a sé, l'avversario con lo spostamento minimo lo raggiunge e qui passare la palla può non risolvere niente. Invece con la seconda traiettoria tratteggiata obliqua verso il cono rosso, io costringo l'avversario veramente a venirmi a chiudere fino in fondo. Adesso sì che un passaggio al mio compagno funziona bene, quindi vedete anche il dove vado a occupare lo spazio per attirare l'avversario a me diventa importante. Adesso non lo sviluppiamo oggi, sono tanti elementi importanti per abituare i bambini, prima da soli e poi insieme a coppie, nel 2 contro 1, a sfruttare gli spazi con accelerazioni, cambi di ritmo e cambi di direzione. E faccio solo notare che quando si passa dal 2 contro 1 al 3 contro 2, nell'occupazione dello spazio, fondamentalmente se i bambini hanno provato la situazione di 2 contro 1, questa, non fanno altro che vedere, mettendo la palla al centro, due situazioni di 2 contro 1, vedete quadratino rosso e quadratino blu, quindi possono essere spezzate in due situazioni di 2 contro 1 a destra e di 2 contro 1 a sinistra. Ho pensato anche, qui chiudo, una cosa per la pallavolo. Nella pallavolo è la palla che va di là, non siamo noi. Allora io potrei cominciare a allenare la precisione con 3 materassi, no? Quindi lasciare libero il bambino quando attacca di tirare sul materasso che è di fronte a lui, lungolinea, sulla diagonale lunga o stretta. Potrei lavorare sulla capacità di decisione all'ultimo momento chiamando 1 la diagonale lungolinea, 2 la diagonale lunga e 3 la diagonale stretta, che vuol dire che mentre lui salta, finché non sente il comando non può decidere lui dove schiacciare. Poi quando sente il comando 3 deve schiacciare sulla diagonale stretta, oppure sul 1 deve usare il lungolinea. Successivamente lo rendo situazionale, metto 2 muri, i muratori si mettono d'accordo ogni volta senza dire niente a nessuno e o saltano insieme o salta uno solo o non salta nessuno. È chiaro, nel momento in cui fanno finta di caricarsi, poi salta uno solo, magari salta quello più interno, si schiaccia a quel punto lì, ha la possibilità di capire che ha un lungolinea che gli si apre di fronte, quindi non rischia il diagonale lungo, il diagonale stretto, ma tira in lungolinea. Quindi sono tutti procedimenti, da quello più libero a quello con chiamata, alla situazionale, dove i due muratori facilitano la scelta dello schiacciatore mettendosi d'accordo se murare tutti e due, uno solo, nessuno dei due,
comincia a creare questa capacità di analizzare la situazione, attenzione diffusa, attenzione selettiva, e decidere cosa fare. L'altro, il primo esercizio, chiudo davvero, serve per abituare il soggetto a trattenere il colpo fino alla fine. Poi chiaro, quando parte il colpo parte, se non senti la chiamata tiri dove vuoi. Ma se in un momento chiamo 3 deve essere in grado di girare la palla nel diagonale corto, quindi è una questione mentale, saper trattenere la decisione fino all'ultimo, il più lungo per il più lungo tempo possibile. Poi chiaro, quando arrivo in alto, sono pronto, la palla è nel punto più alto e lì devo colpire. Però l'idea è cominciare a creare questa mentalità nella trattenere la decisione, però essere veloci poi ad attivarla quando si presenta il momento. Questo è più o meno quello che ho richiamato nella prima, nel primo saggio dell'ultimo quaderno per lo sport, e adesso sono ben pronto a rispondere alle vostre domande. Allora io intervengo Andrea, intanto ti ringrazio per questa prima parte. Non trovo nelle chat diciamo così domande certe che qualcuno ha voluto porre, quindi te le potevo girare o attivare, però chiedo a qualcuno di dirmi se vuole intervenire, se ho disattivato io, se si riesce a attivare da solo il microfono. Bene, se non lo riattivo. Salvatore, sia chiaro che qui si accettano anche, voglio dire, uno può anche fare obiezioni a quello che ho detto io. Io non credo che siano dei dogmi. In educazione, come nello sport, i dogmi non ce ne sono tanti, quindi non è che tutti devono essere dogmi, non me ne ho male, se si fa, guarda, io la penso leggermente in maniera un po' diversa, ci arricchiamo a vicenda, quindi non abbiate timore anche se non siete d'accordo, se nelle vostre esperienze avete maturato altri tipi di orientamenti, mi raccomando, quindi deve essere un confronto molto aperto, molto leale, molto sportivo. Certo, assolutamente è così, te l'abbiamo detto, il nostro è davvero, vuole essere un confronto, vuole essere anche diversità di pensiero, credo che questo faccia crescere proprio il confronto fra tecnici e esperti. Quindi c'è qualcuno che vuole intervenire e porre una domanda? Non ho letto, ho scritto se qualcuno voleva porre una domanda in chat, ma nessuno vedo. Qualcuno vuole intervenire, se riesce a riattivarsi il microfono da sé, altrimenti non so se funziona, casomai lo avessi disattivato io e non so se lo può riattivare da solo. Io volevo fare una domanda. Chi è? Sergio. Ciao Sergio. Domande brevi. Ciao Sergio. Volevo fare una domanda per quanto riguarda l'inizio del tipo di attività che devono avere i bambini a partire più o meno da che età, diciamo, ti consiglio magari poi anche di iniziare a fare un certo tipo per quanto riguarda il discorso del disciplina, no? Perché oggigiorno il problema maggiore dei ragazzi è il potere di decidere una cosa, diciamo, più ideale, no? Per esempio, la prima parte per il discorso delle decisioni senza fare delle correzioni che loro partiscono per un discorso poi da decidere. Però a qui ora magari c'è da vedere, secondo poi l'attività, l'età che uno ha, non so a partire di quale età uno può cominciare poi a lavorare questo tipo di decisione. Io per la mia esperienza a livello di giochi anche molto banali trovo elementi tattici, stiamo parlando di cose molto trasversali adesso, sì, sì. Anche un 2-3 stella e 4 cantoni, come a me di 6 anni, abbiamo visto anche nelle scuole dell'infanzia, che i bambini 5 anni, giochi tradizionali, loro li accolgono molto bene, perché sono molto semplici, molto dinamici, curano poco, li fai a manche, e mettono in atto elementi di strategia. I 4 cantoni, ho visto delle capacità già anche nei bambini di 5 anni di fare le finte di andare in un cantone per poi andare nell'altro, di sbilanciare la corsa degli altri per accaparrarsi con grande certezza uno dei 4 cantoni, per dire. E così in 1-2-3 stelle alcuni bambini hanno tattiche diverse. Chi si muove velocissimo sull'1-2 già si ferma sul 2, accontentandosi, invece rischia fino all'ultimo. E magari si muove, quindi l'idea è che ci sono tanti giochi dove loro possono mettere in atto delle strategie. Con quelli dalla terza alla quarta e quinta primaria, io ho cominciato a fare dei percorsi dinamici, dove facendo squadra di 4 bambini, dove ci sono 2 cerchi per ogni squadra, si parte e dentro i cerchi c'è un pallone,
un pallone e un altro pallone ce l'ha chi sta per partire. Sono tre cerchi, scusa. Quindi chi sta per partire guarda quello davanti parte senza palla, prende la palla da uno dei cerchi e la deve spostare obbligatoriamente in un altro cerchio. Appena il primo prende la palla, il secondo può già partire. Allora può decidere in che cerchio lo metto, in quello dove lui ha lasciato libero o vado in quello dopo. E il gioco aumenta di complessità quando invece devono prendere un pallone, due palloni presenti sui cerchi, un terzo e un cerchio, in chi parte, e devono spostarlo, questo è il loro gioco tattico. Quindi parte il primo che ha tre cerchi, uno vuoto e due piedi. Quindi deve prendere uno dei due palloni e spostarli in uno dei due cerchi. E l'altro pallone, il secondo, spostarlo nel cerchio che è rimasto libero. Quando il secondo parte, che il primo sta lavorando, e lui deve guardare cosa fa il primo. Dove sta spostando i palloni? Qual è il cerchio che rimarrà libero? E anche in questi giochini qui, che non sono ovviamente legati ancora all'opposizione di avversari, ma l'idea di analizzare il contesto prima di prendere la decisione finale. I bambini devono guardarla e le prime volte ti posso garantire una confusione che non riuscivano a venirne fuori. Il gioco di per sé era semplice, ma non erano abituati a ragionare sul movimento. Quando fai un gioco a staffetta, sai, tutto predeterminato, devi solo fare in fretta quello che devi fare. Quindi si possono creare un mucchio di attività molto trasversali, ovviamente, chiaro questo, è certo. Dove i bambini però devono cominciare a capire che devono, prima di decidere la soluzione finale, osservare cosa fanno gli altri, cosa fa quantomeno quello davanti a lui. Sì, grazie. Bene, Martino Angelini pone una domanda: la capacità comunicativa dell'educatore in che modo incide sulla creatività dei nostri bulli? Puoi farla anche in diretta, Martino, parlando con Andrea. Vediamo. Sì, ciao Andrea, sì, ciao. Ciao, bello, ciao. Ah, appunto, la capacità comunicativa dell'educatore in che modo incide appunto sulla creatività dei nostri bimbi, quindi questa creatività può essere frenata dall'educatore oppure sviluppata, insomma, in che modo? Sì, io, la domanda è estremamente interessante, io ti do una mia percezione, quella che più emerge nella mia esperienza, anche mia, io su questa mi sono dovuto correggere molto, e anche vedendo altre all'opera, c'è una gran fretta negli allenatori e negli educatori di dare immediatamente le risposte su ciò che è andato bene o male. E io invece sono dell'idea che il feedback, noi dobbiamo imparare a sviluppare il feedback, l'uso dei feedback nei bambini. Quindi l'idea, se un bambino fa un errore, più che dirgli dove ha fatto l'errore, è aiutarlo a riflettere. Cosa è successo? Perché non è andata male? Invece c'è la fretta di dire, beh, ti sei mosso troppo presto. È passato la palla troppo presto. E quindi diamo già la soluzione al compito, perché magari quella ci dà l'immediata risposta positiva del bambino. Ora, la primo grosso problema è una comunicazione troppo direttiva nei feedback. Cioè, troppo prescrittiva, dove noi spieghiamo immediatamente tutto. No, noi dobbiamo usare una comunicazione quando lavoriamo su questi aspetti con i bambini che deve essere più descrittiva o riassuntiva, senza neanche dire chi è. Allora, abbiamo fatto una serie di due contro uno, benissimo. Ho visto queste cose che sono andate benissimo, bravissimi, ho visto... Poi c'è qualcuno ancora che si muove in ritardo, mi sembra, su alcuni movimenti non erano movimenti troppo adatti, ma il tempo del passaggio della palla, secondo voi, avete passato col timing giusto la palla? Quindi questo è il modo di porre delle domande, ragazzi, per far sì che lui risponda. Ci metteremo tre lezioni in più magari a chiudere quell'argomento, è ovvio, però alla fine delle tre lezioni lui sarà molto più consapevole rispetto al bambino che ha immediatamente la risposta dell'educatore. Poi l'altro aspetto di comunicazione sui rinforzi. Io non dico che non bisogna mai dire al bambino quando ha fatto male, ma mi ha sempre insegnato, come ha sempre funzionato bene, prima si dicono le cose che funzionano, poi si richiamano in forma indiretta quelle che non andavano, in forma generale. Quindi dire, però ho visto queste cose che vanno migliorate, senza dire chi le ha fatte, chi le ha, diciamo così, eseguite, ne è ben consapevole. E ricorrendo all'intervento individuale, solo se non funzionano gli altri, e allora sì. L'altro aspetto della comunicazione è modificare spesso le situazioni, anche cambiando i ruoli, anche cambiando tipo di esercizio, aumentando gli spazi, quindi
comunicare ai ragazzi attraverso l'attività. Bene, non mi è piaciuto molto come è andata qua, allarghiamo lo spazio, vediamo come funziona qui. Non è andata bene con quel tipo di situazione, la cambiamo, mettiamo dentro un altro avversario. Allora, quindi siete molto lenti nel 2 contro 1 quando lo fate, state lì molti secondi. Beh, sappiate che da questo esercizio in avanti, in postazione, dopo 5 secondi, conto fino a 5, siete 2 contro 1, ma c'è un compagno del difensore a bordo campo. Dopo 5 secondi io do il via e entra anche il secondo difensore e dopo siete pari. Questo per dire, per velocizzare le loro scelte, no? Siete 2 contro 1, se siete svegli nel giro di pochi secondi dovete risolvere la situazione. Non si può rimanere ingabbiati in 2 attaccanti da un solo difensore. L'idea di comunicare a loro queste situazioni rendendoli pian piano consapevoli. Questo è l'aspetto della comunicazione più didattica e anche di relazione sul rinforzo. Quello che hanno fatto bene e quello che hanno fatto male. Poi man mano quando entriamo in confidenza con i bambini, quando sono più grandi, si sta anche la comunicazione diretta. Quindi io chiamo Martino e dico: Martino, ma com'è che ancora siamo indietro in quell'aspetto lì? Il tempo di passaggio, non aver paura a tenere la palla, cos'è che ti spinge a passare la palla subito appena il difensore si muove? Ancora non l'abbiamo catturato a noi, non è legato a noi, quindi può, mentre la palla passa da te al compagno, lui tranquillamente può andare a chiudere il buco come se non avessimo fatto niente. Quindi dopo la comunicazione può essere anche diretta, ovviamente, quando siamo entrati in merito e loro hanno capito chi siamo, nulla osta anche una comunicazione più prescrittiva. Partirei però da comunicazioni più riassuntive e descrittive. Perfetto. Andrea, ti ringrazio. C'è Enrico Romei che ringrazio per la sua partecipazione anche in qualità di delegato allo sport del Comune di Prato, quindi lo voglio ringraziare. No, non sono come tecnico in questo momento. Vuole intervenire, quindi ne ha facoltà, e salutiamo anche Luigi Trotta che alle 15.30 attaccava con un altro impegno. Grazie. Ciao Gigi. Io sono qua come educatore, quindi mi sono messo il cappellino di insegnante, diciamo, ecco. Tra l'altro ho apprezzato molto questa serie di webinar, insomma, conosco alcuni dei docenti, ora non conosco Andrea, ma conosco bene Walter, conosco bene Francesca, credo che sia veramente un'iniziativa importante per tutte le società, per chiunque voglia appunto fare un tavolo di discussione. No, io vengo dalla Federazione Italiana Rugby, Andrea, sono un tecnico della Federazione Italiana Rugby e lavoro principalmente in Toscana, mi occupo anche di didattica, pur nella mia, diciamo, umile formazione ancora da studente di scienze motorie e non da laureato, e ho apprezzato molto il tuo input sulle traiettorie. E da noi si parla di metrizzazione, no? Nel rapporto spazio-tempo, trovare la strada più breve per essere appunto nell'istante decisivo a compiere la giusta azione, e questo parte da un'analisi fatta, come dicevi te, dal fatto di creare scenari molto mutevoli, non solo nell'avvio ma anche nelle preazioni che compiono gli attori che sono in gioco, cioè se non attacco che in difesa. Quindi in una situazione di reciprocità prevedere dei micro spostamenti, delle micro traiettorie che, diciamo, i giocatori svolgono prima dell'avvio dello scenario e che portano il giocatore a dover correggere immediatamente appunto lo spazio e il tempo per ritrovarsi al tempo giusto nel momento giusto. E su questo dare uno stimolo di avvio, quindi di start, che sia un innesco che proviene dal gioco stesso, quindi fare sempre a meno di stimoli che vengono dall'esterno, o il fischio o lo start dell'operatore, ma che sia una frazione del gioco all'interno delle creazioni che determina l'innesco dello scenario in opposizione. Quindi ecco, la traiettoria nel mondo del rugby è un qualcosa di molto studiato e che vengono molto elaborate e inserite all'interno delle, insomma, in tutte le forme di esercitazione dal collettivo totale, quindi scenari a carattere di pura comprensione anche a ranghi ridotti, si chiamano, quindi piccole porzioni della scena ritagliate che prevedono dei rapporti numerici molto bassi. Ecco, quindi più siamo anche disordinati, no? Più creiamo situazioni dove i giocatori devono muoversi in maniera transitoria, più li stimoliamo a dare risposte, come dire, con un grado di difficoltà crescente. Se li facciamo già piazzare, diciamo, li teniamo lì
in maniera statica e lo stimolo della videogioco proviene sempre da noi in maniera un po' stereotipata, pur avendo magari più scelte o più stazioni, in realtà l'apprendimento dei ragazzi secondo noi è piuttosto limitato. Sono d'accordissimo, io dico sempre, ho fatto l'esempio prima dei blocchi, lo scippo dei blocchi, nel senso che noi nel tempo possiamo delimitare il campo d'azione, ma poi dobbiamo lasciarli liberi di agire, perché altrimenti questa loro capacità di creare gioco si spegne, perché aspettano sempre un'indicazione di qualcuno che si manifesti in quella particolare situazione. Tra l'altro ti dico, pallamano per certi versi, l'attacco a difese schierate, soprattutto settiate, assomiglia molto allo scalare del rugby. Io faccio spesso il passaggio uno fianco all'altro per abituare quelli che non hanno la palla in mano a muoversi a tempo rispetto a chi ha la palla in mano, e anche qui la padronanza spaziale diventa fondamentale. Per quello che dicevo prima, un giocatore che non sa usare i piedi è un mezzo giocatore, bisogna saper spostare il corpo in tutti gli spazi, con tutte le direzioni, tutte le variabili possibili. Sono d'accordissimo con quello che hai detto, ci vuole pazienza, perché i risultati vengono un po' dopo, ma vengono fuori dei giocatori che sono giocatori creativi. L'ultima osservazione è anche poi, no, il rapporto nell'osservazione anche dei campioni, non sempre i campioni, anzi, non c'è una diretta correlazione, sono quelli che esprimono, diciamo, indici di forza, velocità, quindi che hanno capacità condizionali a secco maggiormente sviluppate di altri. Nel rugby questi campioni sono quelli che anticipano prima una situazione e lo fanno poi in maniera efficace all'interno del gioco stesso, no? Quindi non sono sempre i più veloci o più reattivi magari in test di valutazione a secco quelli che poi sono i più efficaci all'interno del gioco. Beh, aspetto cognitivo, dico, arrivati a certi livelli di tecnica, aspetto cognitivo può supportare la partecipazione a una determinata attività sportiva anche a gente che fisicamente non è neanche, nei suoi casi, faccio alcuni, penso a Charlie Cagliari nella pallacanestro, penso a Sivini nella pallamano che era magrissimo, era piccola, la pallamano dopo il rugby e l'hockey su ghiaccio, ma l'hockey su ghiaccio per la velocità. Dopo il rugby in Europa è uno sport abbastanza, cioè quello è accentuato il contatto fisico per motivi di regolamento. E quindi c'è la capacità anche di soggetti che non hanno le sue caratteristiche di supportarle proprio con l'aspetto cognitivo, intelligente. Ecco perché è importante aver pazienza, non aver fretta di inquadrare i bambini in scelte già nostre, nel tipo di scelte che diamo noi per scontate. Noi dobbiamo tenere ampio e libero la loro capacità proprio di creare situazioni, perché questo fa la differenza dopo. Io quando ho fatto prima l'esempio, perché lo vedo sistematicamente, nel campionato mondiale di pallavolo, a volte mi è sembrato vedere anche tra gli atleti di alto livello della gente che è poco propensa a ragionare, che non si accorge che deve cambiare qualcosa perché non funziona. Dopo alcune volte che mi si è preso il muro e continui a schiacciare nello stesso modo, è qualcosa che non va in te, non nel muro. Il muro sta facendo bene il suo lavoro. Quindi sì, bisogna essere molto aperti e pazienti in questa costruzione intelligente dell'atleta, senza ricorrere a risultati veloci, imponendo però scelte che sono standardizzate, non funziona. Perfetto, allora Andrea, direi che c'è un'ultima considerazione che vuole fare Daniela Peccioli, poi possiamo andare a chiudere il primo webinar di oggi. Non vorremmo abusare davvero della tua cortesia e pazienza, e intanto, prima di dare la parola a Daniela, voglio comunque ricordare che domani pomeriggio, sempre alle 14.30, interverrà Walter Durigon, che peraltro talune situazioni sono intrecciate anche con le tue, o comunque chi ha letto il tuo intervento. E quindi Daniela Peccioli, veloce, vai. Puoi aprire il microfono e parlare, Daniela. Non la sentiamo? C'è sempre Daniela? Oppure... La sentite voi Daniela? O sentite solo la mia voce? No, sentiamo solo la tua voce, io sento solo la tua voce. Io pure non la sento la Daniela. Ecco, adesso. Vai, viene un po' la voce, prova. Senti, sto provando.
Ora sì. Ora sì. Perfetto. Allora, volevo ringraziare Ciao Andrea, ti volevo ringraziare per il contributo, perché sono tematiche ovviamente che spesso andiamo a dibattere nelle nostre riunioni tecniche e organizzative, soprattutto dell'aspetto, diciamo, che certi giochi che spesso sono ritenuti banali come quelli che te hai presentato, sull'attività di base invece diventano, diciamo, essenziali per creare i presupposti di strategia e didattica e tattica futura. Quindi, cioè, questo conferma che spesso, ho detto nei nostri dibattiti, la specializzazione precoce, quindi l'orientamento, diciamo, già dalla fase di 6-7 anni verso le discipline sportive e con proposte già più specifiche e orientate, forse ci dà una, diciamo, velocità più immediata di risultato, però a lungo termine poi troveremo sicuramente delle difficoltà nella propria strategia e tattica. Altro aspetto interessante è quello dell'errore, che comunque spesso proprio troviamo, diciamo, questa rigidità e questa gestione direttiva verso l'ego e non verso il compito, che porta sempre a un giudizio. E il fatto che te hai anche sollevato l'aspetto di fare delle scelte in brevissimo tempo, questo è un aspetto che non consideriamo, ma che comunque dovremmo iniziare a considerare, quindi a lasciare fare le scelte ai nostri bambini con una certa velocità, anche pur sbagliando, quindi potendo cadere nell'errore, ma questo sicuramente porterà ad avere degli atleti più sicuri di se stessi e più capaci di fare anche scelte tattiche in breve tempo. Cioè, penso che questi argomenti sicuramente andranno proprio dal gruppo di lavoro ripresi e riaffrontati proprio dal punto di vista pratico. Per questo ti volevo ringraziare, perché insomma ci hai dato dei punti di riflessione anche per il nostro lavoro. Io ringrazio te, mi scuso per l'esempio della pallavolo, che tu poi potrai correggere nei tuoi interventi. L'ho solo voluto presentare per dire che in alcuni sport è la palla che si gioca tutto, rispetto al sport dove il giocatore, me ne aveva già parlato. E quindi grazie dell'intervento, e ho voluto fare una piccola invasione di campo, ma ne avevamo già parlato con te nell'altra riunione, giusto per dar l'idea che anche in questi sport forse cambiano alcuni aspetti dell'allenamento tattico, perché la tecnica qua diventa estremamente importante, anche perché essendo una palla che va di là, è già saperla gestire molto meglio rispetto agli sport dove puoi portare la palla fino in porta, insomma, poi alla fine, se ci riesci, diventa più facile far punti. Quindi sono cose che approfondirete voi. Io la seguo molto la pallavolo nell'alto livello, perché è spettacolare, come sono gli sport atipici, perché adesso tu ne parlerai, ma quanta velocità di scelta pallavolo, quando arriva la palla devi già sapere cosa ne farai, non è che potrai trattenerla, rallentarla come facciamo noi a pallamano, che se c'è un dubbio fermi, rallenti e ricominci da capo. Lì quando la palla arriva devi avere già tutte le idee chiare, altrimenti rischi di... Quindi lì diventa anche estremamente interessante l'aspetto di scelta. Fare giochi come questi, anche banali, ma che richiamano l'idea che la palla non si può fermare, per esempio, è fondamentale. Quando fanno giocare i bambini a calcio di prima, che non possono fermare la palla, commettono un mucchio di errori, ma velocizzano il coraggio di decisione e la scelta di quello che devono fare. La pallavolo di sé ce l'ha già, quando arriva la palla devi già sapere cosa fare, non puoi rimandare. Devi essere molto veloce. Bene, bene. Allora, io direi che per oggi abbiamo sforato abbondantemente. Voglio ringraziare Andrea anche perché ha inaugurato un primo webinar con tutte le problematiche di questo periodo tra linee e rafforzamento, difficoltà di collegamento e 10.000 piattaforme che ognuno di noi ha dovuto scaricare. Ricordo allora domani alle 14.30 l'intervento di Walter Durigon. Se qualcheduno di chi è ancora in collegamento vuole inviarci
degli indirizzi di posta elettronica di amici, colleghi o che non sono nel nostro indirizzario ufficiale o a noi noto, lo può fare, scrivete al centro giovanile e in qualche maniera risponderemo e collegheremo. Se vogliamo rimanere un minuto, Andrea, ancora in collegamento, gli altri magari, oppure chiudiamo la riunione e ci risentiamo. Io intanto ringrazio voi, lavorare con voi è sempre un piacere, veramente una cosa, un onore, un piacere, quindi ringrazio voi dell'opportunità, ringrazio voi degli arricchimenti che anch'io acquisisco confrontandomi con voi, con i vostri ragazzi, con il gruppo, eccetera. Quindi è veramente un piacere, grazie ancora per avermi dato questa opportunità. Bene, grazie. Grazie a tutti. Allora chiudiamo qui il primo collegamento. Se c'è problemi, qualcuno eventualmente mi può chiamare al cellulare o ci risentiamo domani con Walter Durigon, se desidera, e possiamo ancora trovare successivamente il collegamento, magari ci sentiamo per telefono. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci.